Salve ragazzi, in questa lezione leggeremo e illustreremo la parafrasi commentando e riflettendo sui versi che vanno dall'82 al 142, il canto quinto dell'Inferno. Nelle lezioni precedenti, lo ricorderete, vi avevo parlato della storia di Francesca con Paolo. E vi avevo spiegato che Dante era arrivato in questo luogo infernale dove si trovavano i lussuriosi. Leggiamo dunque questi versi. Partiamo dalla prima terzina dantesca. Siamo a pagina 72. Quali colombe dal disio chiamate, con l'ali alzate e ferme al dolce nido, vegnon per l'aere dal volere portate. Parafrasi. Come colombe che, mosse dal desiderio, con le ali alzate e tese verso il dolce nido, vengono attraverso l'aria sospinte dal distinto. Stiamo parlando dunque delle anime che troviamo all'interno di questo cerchio, che sono i lussuriosi, coloro che in vita furono travolti dalla passione, dice Dante. Ora sono trascinati da una bufera di vento all'interno di questo luogo. Leggiamo la seconda terzina dantesca. Cotali uscir della schiena ove dido, a noi venendo per l'aere maligno, sì forte fu l'affettuoso grido. Così esse uscirono dalla schiera dove si trova Didone. Venendo verso di noi attraverso l'aria infernale, talmente forte fu il mio richiamo affettuoso. A un certo punto, dunque, Dante dice che alcune di queste anime, due, uscirono dalla schiera dove si trovavano tutte quante le altre e dove si trovava anche la regina Didone, e vennero verso Dante e Virgilio. Attraverso quell'aria infernale, talmente forte fu il richiamo che Dante fece in modo affettuoso. Dante dunque si rivolge a questi due personaggi. Leggiamo la terza terzina. O animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aere perso, noi che tignemmo il mondo di sanguigno. Una delle due anime, si chiama Francesca, risponde a Dante e dice: O uomo gentile e benevolo, che attraverso l'aria maledetta vai visitando noi che colorammo il mondo di sangue. Francesca dunque comincia a raccontare a Dante la sua storia. Come vedete, con delle parole innanzitutto molto gentili nei confronti di Dante, che si era interessato a questi due personaggi. Se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, poiché c'hai pietà del nostro mal perverso. Francesca dice ancora: Se il re dell'universo ci fosse amico, noi lo pregheremmo per la tua pace, poiché hai pietà della nostra pena. Francesca dunque si rivolge naturalmente a Dante e con alcune parole si avvicina e cerca dunque di entrare in contatto con Dante. Di quel che udire e che parlar vi piace, noi diremo e parleremo a voi mentre il vento come fa si tace. Di ciò che desiderate ascoltare e dire, noi ascolteremo e parleremo con voi. Mentre il vento, come sta facendo, tace. Continua ancora a parlare Francesca e dice: Di tutto quello che voi, Dante, desiderate ascoltare e dire, noi ascolteremo Francesca e Paolo e parleremo con voi. Mentre il vento, in questo momento, quella bufera che ci avvolge, non c'è più, tace.
Notate come parla solamente Francesca, mentre Paolo è in silenzio e non dice nulla. Siedi la terra dove nata fui, sulla marina dove il Po discende, per aver pace coi seguaci suoi. Francesca comincia a raccontare la storia della sua vita, e dice: Io sono nata nella città che si trova sul litorale dove sfocia il Po, per trovare pace con i suoi affluenti. Francesca racconta di essere nata a Rimini, nella città dove sfocia il Po, e di appartenere, Dante comincia a riconoscerla, a capire, di appartenere alla famiglia di Guido da Polenta, una delle famiglie più importanti della città in quel periodo. Amor che al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta e il modo ancor mi offende. Francesca continua a raccontare a Dante chi è e dice: Amore che subito in fiamma un cuore gentile fece innamorare costui, Paolo, e fa segno vicino a lei il suo amante Paolo. Del bel corpo che mi fu tolto e l'intensità di quella passione mi vince ancora. Cosa dice Francesca? Dice che a un certo punto della sua vita si innamorò di un uomo, del fratello di suo marito che si chiamava Paolo, e fu un amore bellissimo, grandissimo. Ed è forte ancora il suo amore per Paolo, che ancora stanno insieme, nonostante tutto, in questo luogo infernale. Notate dunque l'aspetto emotivo di Francesca, la quale racconta a Dante la sua storia triste, ma allo stesso tempo ancora difende il suo amore nei confronti di Paolo. Amor che a nulla amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte che, come vedi, ancora non mi abbandona. Amore che non tollera chi amato non ami a sua volta, mi fece innamorare così intensamente della bellezza di costui, che, come vedi, non mi abbandona neppure adesso. Come potete leggere in questi versi, Francesca parla a Dante rivolgendosi a lui di un grande amore, di un amore che all'epoca non veniva tollerato, non veniva considerato perché era uno scandalo innamorarsi di un altro uomo. Lei era una donna sposata, lui era il fratello di suo marito, ma era un amore talmente intenso, talmente grande che, dice Francesca, come vedi Dante, non mi abbandona neppure adesso, nonostante il destino avverso, nonostante questo luogo, nonostante questa bufera infernale dove ci troviamo. Amor condusse noi ad una morte, Caina, attende che a vita ci spense. Queste parole da loro ci fur porte. Amore ci portò la medesima morte. Caina aspetta che ci tolse la vita. Queste parole ci furono rivolte da loro. In questi versi, naturalmente, voi potete anche aiutarvi con le note in basso ogni volta che leggete questi brani. In questi versi, come potete vedere, Francesca continua a raccontare la sua storia d'amore nei confronti di Paolo e dice che il nostro amore talmente grande, talmente immenso, ci portò alla medesima morte. Una morte caina, perché? Perché il fratello di Paolo, Gianciotto, suo marito, tolse la vita a tutti e due. Dante conclude questa terzina dicendo che queste furono le parole che Francesca, insieme a Paolo, che però fu in silenzio, disse a Virgilio e a lui in questa situazione.
Leggiamo la terzina numero 109. Quando io intesi quelle anime offense, chinai il viso e tanto il tenni basso, finché il poeta mi disse che pense. Facciamo la parafrasi. Quando ascoltai quelle anime tormentate, chinai il viso e lo tenni basso a lungo, finché il poeta Virgilio mi disse a che cosa pensi. Immaginate la scena. Dante racconta che lui, dopo aver ascoltato l'infelicità di Francesca e la storia di Francesca, la storia, l'amore di Francesca nei confronti di Paolo, quella di anime tormentate, chinò il viso e lo tenne basso per lungo tempo, finché a un certo punto suo maestro, il poeta Virgilio, gli disse: Dante, che cosa stai pensando? Quando risposi, cominciai: O lasso, quanti dolci pensier, quanto disio meno costoro al doloroso passo. Quando risposi, cominciai: Ahimè, quanti dolci pensieri, quanta passione condusse costoro al peccato. Vedete, Dante utilizza parole dolci nei confronti di Francesca e di Paolo. Evidentemente era una storia che aveva Dante conosciuto in quel periodo e che lo aveva in qualche modo anche coinvolto ed emozionato. E Dante dice: quanta passione, cioè quanto amore, quanto volersi bene questi due ebbero in vita per condursi a così tanto peccato. Ritorniamo al verso 115. Poi mi rivolsi a loro e parlai io e cominciai: Francesca, i tuoi martiri a lacrimarmi fanno triste e pio. Dante dunque rispose a Francesca e cominciò a parlare: Francesca, i tuoi dolori mi rendono triste e pietoso fino alle lacrime. Dante dunque, vedete, è triste ed è anche pieno di pietà nei confronti di questi due amanti, tanto che, vedete, Dante parla di commozione, parla di lacrime. Ma dimmi, al tempo dei dolci sospiri, e che, come concedette amore, che conosceste dubbiosi disiri? Ma dimmi, al tempo dei dolci sospiri, cioè di quando voi due di nascosto vi vedevate, no? Insomma, innamorati, attraverso quali segnali e in quale circostanza amore fece sì che diventaste consapevoli della vostra passione? Cosa vuole dire Dante ai due amanti? Dice: ma voi in che modo vi siete coinvolti? Vi siete resi conto di amarvi, in quale circostanza? E quella a me, nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, e ciò sa il tuo dottore. E lei, Francesca, a me, non c'è maggior dolore che ricordarsi del tempo felice del dolore, e il tuo maestro lo sa bene. Francesca rispose a Dante, dicendo: io, se devo ricordare, per me è un grande dolore, soprattutto devo ricordare un tempo che per me fu bello, felice nel dolore. E Francesca risponde a Dante: il tuo maestro, la tua guida, Virgilio, tutto questo lo sa bene, ma sa conoscere la prima radice del nostro amore. Tu hai tanto affetto, dirò come colui che piange e dice: ma se desideri tanto conoscere l'origine del nostro amore, Dante, te ne parlerò, come chi piange e racconta nello stesso tempo. Vedete, qui abbiamo Francesca che si rivolge a Dante e gli dice: ma se tu, Dante, veramente vuoi sapere, vuoi conoscere com'è andata la storia,
l'inizio, l'origine del nostro amore, dell'amore mio di Paolo, te ne parlerò. Te ne parlerò però come chi piange e racconta nello stesso tempo. Cosa significa? Te ne parlerò come chi commosso e felice prova a raccontare una storia nonostante tutto. Noi leggevamo un giorno per diletto di Lancelotto Come amor lo strinse. Soli eravamo e senza alcun sospetto. Noi, dice Francesca, leggevamo un giorno per svago del modo in cui Lancelotto fu vinto dall'amore. Eravamo soli e senza alcun presentimento. Quando voi trovate in un verso di una terzina il numero sopra una parola, voi avete anche il rimando alla nota in basso che vi spiega, per esempio, in questo caso chi era Lancialotto. Lancialotto al tempo di Dante era una storia che circolava molto all'interno delle corti ed era un personaggio del ciclo epico cavalleresco della Tavola Rotonda, uno dei cavalieri più importanti di quel tempo, e si raccontava uno degli episodi più celebri, che era proprio quello dell'amore tra Lancilotto, un prode cavaliere, e Ginevra, che all'epoca era moglie di Re Artù. Francesca, dunque, ricorda a Dante la storia di Lancilotto e gli racconta di come stava leggendo questo famoso racconto e dice: noi eravamo soli, io e Paolo, e senza alcun presentimento. E mentre leggevamo accadde qualcosa. Andiamo alla terzina. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse. Più volte quella lettura ci spinse a guardarci negli occhi e ci fece impallidire, ma fu solo un punto quello che ci vinse. Francesca racconta a Dante che più volte insieme a Paolo aveva letto quella storia e mentre leggevano quella storia cominciavano a guardarsi negli occhi e a un certo punto quella storia li fece impallidire. Ma solo un punto fu quello che vinse Paolo e Francesca. Leggiamo la terzina. Quando leggemmo il disiato riso esser basciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia diviso. Quando leggemmo che la desiderata bocca di Ginevra venne baciata da un così famoso e nobile amante, Lancillotto, questi, Paolo, che non sarà mai separato da me. Cosa dice Francesca? Dice che nel momento in cui si parla del racconto del bacio di Ginevra, che ricorda era la moglie di Re Artù, e Ginevra fu baciata da un così famoso uomo dell'epoca, nobile cavaliere che era Lancilotto, in questo punto Paolo fece qualcosa. Andiamo dunque a vedere nella terzina successiva il finale di questa storia. La bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Quel giorno più non vi leggemmo avante. Facciamo la parafrasi della terzina. Mi baciò la bocca tremando tutto. Naturalmente Paolo baciò Francesca tremando. E Francesca dice dopo: Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Quel giorno non leggemmo oltre. Cosa significano questi versi? Significa che mentre leggevano questa storia, Francesca e Paolo cominciarono a guardarsi negli occhi e
e, impallidendo, a un certo punto, mentre si raccontava della storia del bacio tra Lancilotto e Ginevra, la stessa cosa accadde anche a Paolo e Francesca. Paolo baciò in bocca a Francesca, tutto tremando, e Francesca ricorda questo episodio con molta emozione, definendo Galeotto il libro. E Galeotto chi lo scrisse? E dice Francesca, da quel giorno non abbiamo letto più oltre. Il libro che Francesca e Paolo stavano leggendo svolse tra loro la stessa funzione del personaggio di Galeotto, che spinse Ginevra e Lancilotto a rivelarsi reciprocamente l'amore. Dante conclude questa storia con l'ultima terzina. Mentre che l'uno spirto questo disse, l'altro piangea. Sicché di pietate io venni men così come io morisse. Dante finisce questo incontro con l'ultima terzina, carica di significato. Mentre uno spirito mi diceva questo, l'altro piangeva. Cioè, mentre Francesca raccontava la storia dell'amore con Paolo, l'altro, appunto Paolo, piangeva. Così, dice Dante, che per la pietà nei confronti di questi due personaggi, io venni meno, come se morissi. E caddi, come corpo morto cade. Finisce questo brano Dante raccontando che cadde come cade un corpo senza vita. Insomma, Dante era stato talmente preso da questa storia, da questa cronaca, da questo fatto che accadde per davvero in quell'epoca, che lo volle riportare con tutto questo pathos, con tutta questa emozione all'interno della sua Divina Commedia.